Picchi una pentolina, mentre l'aglio, l'olio. Quando l'aglio no, tanto bruciato, si sente l'odore. Mentre questi, mentre un pezzettino di peperoncino. Che fai? Ah, venio! O paradiso. Antonia ha quasi 90 anni. Insieme al nipote raccoglie la cicoria selvatica negli orti scoscesi di Molocchio, 2500 anime nel cuore dell'Aspromonte. Lo chiamano il posto dei centenari, 54 arzilli ultra novantenni, il 22% degli abitanti, molti dei quali stanno per arrivare a 100 anni. Tu vuoi venire pure? Eh sì, certo che vengo. Però non mi toccati. Nella piazza principale di Molocchio c'è una fontana. È qui ormai da 80 anni, tanto che in paese molti si domandano se questa non sia la fonte dell'eterna giovinezza. Con la longevità, ovviamente, la fonte della piazza di Molocchio non c'entra nulla. C'entrano e come questi ulivi secolari. Guardate qui che meraviglia, guardate quanti. Questo paese vive da sempre delle sue olive e del suo superbo olio extravergine. C'è un'alimentazione che ti conserva in salute fino a 100, anche 110 anni. Lo dice Walter Longo, direttore del Longevity Institute della University of Southern California e del progetto di longevità e cancro dell'IFOM di Milano. Un'alimentazione, dice Longo, molto simile a quella che i centenari di Molocchio hanno avuto per tutta la loro vita. Probabilmente sono stati fortunati perché poveri e quindi obbligati a mangiare un po' di pesce, un po' di carne ogni tanto, ma fondamentalmente a fornirsi di verdure, eccetera, dal loro giardino. Riscoprire le nostre tradizioni, modificare la dieta mediterranea limitando l'uso di formaggi e carne. Ecco la chiave che apre la porta a una vita lunga e sana. Dieta della longevità, l'ha chiamata il professor Longo, e ha aggiunto a questo regime alimentare anche un breve digiuno periodico una volta all'anno. Buongiorno, dottoressa. Vogliamo provare sotto la guida di un nutrizionista. Il cuore di tutto è la cosiddetta dieta Mima Digiuno, che in 5 giorni di digiuno controllato è in grado di scatenare meccanismi di regenerazione dei tessuti. Una volta l'anno, una volta ogni 8-10 mesi, è comunque un ottimo metodo proprio per permettere all'organismo di potenziare il sistema immunitario, i meccanismi antiossidanti, antinfiammatori. Un po' un reset dell'organismo, un po' come quando spegni e riaccendi il computer. Perfetto. Giusto il tempo di organizzare i prelievi di sangue e urine per le analisi indispensabili e si può iniziare. Un regime alimentare bilanciato al grammo che mi porterà a scendere fino a 700 calorie al giorno. Eccola la dieta. In questa scatola c'è tutto quello che mi servirà dal punto di vista nutrizionale per i prossimi 5 giorni. Tutto ordinatamente diviso giorno per giorno. Qua, per esempio, c'è il contenuto del terzo giorno. Guardate. Qui c'è una barretta alle noci, immagino sia una colazione, e poi la zuppa di pomodori per pranzo insieme ai cracker e la sera minestrone, poi tutta una serie di integratori e di vitamine durante tutto il giorno. Stessa vita di sempre, stesso lavoro, stessi consumi, solo molte meno calorie a disposizione da bruciare. È come se questa macchina, per fare il tragitto che fa tutti i giorni, avesse a disposizione metà del carburante. Allora, per arrivare a fine giornata, ci sono due possibilità. O si fa il pieno, o si accetta di andare in riserva. I carboidrati sono il nostro carburante. La riserva del corpo umano è costituita dai grassi. In riserva, il nostro metabolismo cambia. Vuoi assaggiare? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il viaggio nel paese dei centenari mi aiuta a tenere un diario. Mangiare alla stessa tavola della gente di Molocchio aiuta a sopportare meglio la dieta. Signora, le faccio assaggiare anche il mio. Sì. Mezzo cucchiaio perché è pochissimo e quindi io devo sopravvivere fino a stasera. Sì, 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 vada. Beh. Ecco qua, e questo è il mio pranzo. Olive le sue, olive le mie, la quantità è più o meno la stessa. I primi 2 giorni sono faticosi, anche perché possono intervenire effetti collaterali fastidiosi come cefalea e vertigini. Poi qualcosa comincia a cambiare. Straordinaria. La sensazione di fame si attenua, ci si sente energici, quasi iperattivi.
siamo entrati in chetosi. Il nostro corpo ora utilizza i grassi corporei come carburante. Dal terzo giorno in poi la dieta è in discesa. Le analisi confermano, il mio metabolismo si è resettato, ho bruciato 3 kg di grasso sottocutaneo e i cambiamenti sono destinati a durare. Come è andata? Ma devo dire bene, non ho avuto grossi sbalzi di umore, non ho avuto... È fondamentale avere poi nel quotidiano delle buone abitudini alimentari, non basta fare il mima digiuno una volta, due volte, x volte all'anno, bisogna garantire un'alimentazione che si basi su alimenti veri, quindi la presenza di fibra, quindi il consumo di verdura, sicuramente di stagione molto meglio. Non dobbiamo eliminare le fonti proteiche, dobbiamo scegliere le migliori e in questo caso consigliamo un apporto primario dal pesce. Giuseppe Siciliano è il sarto di Molocchio, a 90 anni suonati continua a lavorare. Ancora adesso non sa dire di no alla pasta coi fagiolini, la pasta ai baianeia. Quello è il miglior pranzo, a me ditegli a mia moglie, che lascia il giorno quando è un tempo da baianeia, me la lascia per la sera, un po'. E con l'intestino andavo bene, gli ho detto, ora incomincia ad andare un po' male dopo finita. Beh, insomma, 90 anni, qualche problema ci può anche essere. Ma io non li accetto, non li accetto. Io voglio essere giovane ancora, scusate.